Io sono Isabel Pollini e ho frequentato la triennale in ingegneria aerospaziale e adesso sto iniziando a frequentare la magistrale in ingegneria meccanica. Ho scelto ingegneria più che altro perché mi sono resa conto che era l'unica cosa che mi interessava fare nel momento in cui mi mettevo a osservare lo spettro di facoltà che mi si presentava davanti. Diciamo che ci ho messo un po' per capirlo perché sono stata convinta di voler fare, non lo so, cose ad esempio chimica fino a gran parte del mio percorso nelle scuole superiori. Poi mi sono resa conto anche guardando la Formula 1 e il motorsport di cui sono molto appassionata, mi sono resa conto che non avevo mai capito appieno cosa facesse la figura dell'ingegnere. Nel momento in cui l'ho realizzato, mi sono resa conto che era quello che volevo fare. E per questo motivo mi sono iscritta ad ingegneria. Io faccio parte del reparto corse del Politecnico di Milano, Dynamis PRC, squadre di Formula Student. Quello che facciamo è realizzare una vettura in stile Formula e portarla in giro per l'Europa a competere contro altre squadre come la nostra. Quello che io faccio all'interno del team è occuparmi di dinamica del veicolo. Si tratta di un lavoro molto stimolante, molto interessante, sicuramente uno dei lavori più teorici di quelli all'interno del team, in quanto ci occupiamo di studiare e analizzare i dati di test, di simulazioni e delle acquisizioni delle competizioni, di modellizzare vari sistemi della macchina e studiarne i possibili comportamenti e studiare i setup più performanti per la macchina e ottimizzarne la performance. Mio padre era particolarmente contento, più che altro penso per il fatto che lui stesso voleva inseguire questa professione, ma per motivi familiari non aveva potuto. Mia madre è stata un po' meno convinta all'inizio, era più che altro mi vedeva molto indirizzata verso altri tipi di materie scientifiche come chimica o biotecnologie, ma penso più che altro fosse quello che mi avrebbe forse voluto veder fare lei, ma nel momento in cui si è resa conto di quanto fossi appassionata di questo ambiente e anche banalmente dopo pochi mesi nel Politecnico si è resa conto che effettivamente avevo fatto la scelta giusta e da quel momento in avanti è stata estremamente di supporto. Non mi sono mai sentita in competizione con nessuno degli amici che ho trovato qui al Politecnico. C'è da dire che guardando dal fuori, nel senso osservando forse altre realtà anche solo all'interno del mio stesso scaglione, quindi stesso indirizzo e stessi corsi, effettivamente della competizione si nota. Però personalmente non è quello che io ho sperimentato. Personalmente, specialmente buttandomi nei progetti che il Politecnico offre, ho avuto modo di intraprendere un grande percorso di crescita personale, anche non solo di formazione. Mi descriverei come competitiva, perfezionista e non penso ci sia un aggettivo unico che possa dirlo, però mi metto sempre in discussione. Imprevedibile, sicuramente complesso e stimolante.
uno dei momenti più belli che ho sicuramente vissuto all'interno di questi anni qui al Politecnico è stato la vittoria nella gara italiana con il team. La vittoria è stata ottenuta con questa vettura, la DP11, che è la vettura della stagione 2019, l'ultima nostra vettura a combustione. Siamo riusciti a raggiungere il primo posto non solo nella gara italiana in realtà, ma anche in quella olandese, e abbiamo raggiunto il podio anche in quella tedesca. Però io ero presente nel momento in cui ci hanno premiato alla gara italiana, e salire sul podio ed esultare in presenza con tutti i miei compagni di team è stato sicuramente un momento che ricorderò per sempre. Mi piacerebbe molto, una volta terminato il Politecnico, di poter lavorare all'interno dell'ambito del motorsport, possibilmente occupandomi di cose molto simili a quelle di cui mi occupo all'interno del team.